delle cose impressionanti. E siccome le cose impressionanti sono veramente tante e non vorrei trattenervi qui per circa 2-3 anni, ma completare tra più di uno, ho fatto una carrellata delle cose impressionanti. E allora comincio. Si festeggia l'unità d'Italia e fioriscono leghe e corporazioni. Si distrugge la scuola uguale per tutti e si finanzia quella privata. Si deprime la ricerca e si parla di rilancio. I tagli, i licenziamenti li chiamano onore. Chi ha di più deve pagare quanto il povero. Molti hanno rubato, ma è colpa della crisi. Fiumi di denaro volano all'estero, ma il segreto bancario non si tocca. Aumenta la criminalità, ma anche i detenuti vengono rilasciati. Chi fa fallire un ente dello Stato viene premiato. Scindipò diffonde il partito della responsabilità e coerenza. Il ministro dell'istruzione non ha frequentato la scuola pubblica. Un presidente del consiglio ha gestito i capitali della mala organizzata. La gente non ha soldi e si continua a costruire centri commerciali. Le ragazze a 20 anni vanno a lavorare facendo su e giù. Altri invece che hanno sostenuto corsi, aggiornamenti, master, seconda laurea, specializzazioni, concorsi, abilitazioni, in realtà si trovano a 40 anni a fare sempre su e giù, ma per graduatorie con esaurimento. Bisogna risparmiare e buttiamo i rifiuti che ci costano una cifra. I candidati sono sempre sconfissi. Un politico all'opposizione parla con coerenza, quando è in maggioranza con deficienza. Il primario dell'ospedale è stato scelto dal politico. Molti si lamentano, ma si può sapere chi l'ha votato questa gente. La cultura generale diminuisce e tutti stampano libri. Finanziano TAV e ponte e la gente è costretta a respirare lacrimogeni. L'acqua fondamentale per la vita è proprietà privata. Limitare i trasporti su gomma e si tagliano i treni a lunga percorrenza. Gli studenti indignati vengono chiamati facinorosi, i disoccupati bamboccioni e gli onesti. Non si paga più l'ICI, ma c'è l'IMU. Tutti la devono pagare, ma il più ricchissimo proprietario immobiliare non paga nulla. Condoni edilizi per prendere soldi e disastri idrogeologici per smossarli. Nuovi posti di lavoro e si aumenta l'età pensionabile. La piaga del precariato causata dai pensionati. Aumentano le prospettive di vita e si tagliano i finanziamenti agli ospedali. Se vuoi farla finita, commetti reato, vedi il caso in grado. Tuttavia crescono case da gioco, centri scommessi, lotteria, carte vinci, lotte la lotta e bingo e puttane di lusso. Ma milioni di studenti al sistema non ci stanno e scendono in piazza, ma gli faranno fare tutto ciò che vogliono fin quando non conteranno un cazzo. Altri invece che fanno a gara chi fa centro con la cerbottana nell'orecchio del professor tale tale del pregiatissimo alto istituto paritetico psicosocio pedagogico coreutico. Stangate, schiammate, segate, tasche prosciugate, spread, bombe, BTP, ferma la corsa, salta la borsa della vita, la borsa della spesa, di un'Italia costantemente in discesa, grassi politici, valroni e caste, di quella borsa ne stringono saldamente i cordoni, ma quando non li osservi, ingoiano, divorano, protetti da fedelissimi servi, illustri onorevoli e cattedratici, con mani bianche e immacolate, ipotecano il futuro di cittadini ignari, allora vai! Vai per Monti, taglia i ponti con i conti, sconti, saldi, super tagli nella scuola, togli la parola alla gente che lavora, dai, fai un bel sorriso, guarda la telecamera e qualcuno spegnerà per sempre la luce della tua anima. Che impressione. Ma che impressione da parte Com'era quella...
quando c'era quel passaggio che dava proprio la scheggia che proprio... La rifacciamo? Oh. Ma che impressione dalla letta là, che impressione dalla letta là, ma che impressione dalla letta là, la 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 la, ma che impressione dalla letta là, ma che impressione. Come ti tratta il Vignè?